44esima gara stagionale per la Gratte, forse la più importante, ovvero quella che potrebbe significare la concreta chance di tornare in promozione dopo un lustro. Di fronte la dominante, per mezz'ora vincitrice del girone nell'ultimo turno, ma infine terza e costretta a giocarsi ai playoff le chance di risalita dopo un quadriennio in prima categoria. Amici calciofili, buon pomeriggio da parte di Fabrizio Togliatti che, supportato dalla enigmatica regia di Antonio Riva, vi propone gli schieramenti di partenza per questo confronto che WeMatch vi offre in esclusiva. Padroni di casa che vedono Facconti tra i pali, Zanettini, Pizzino, Moretti e Tremolada in difesa, Oliveira, Ornaghi, Tavaglione e Granza a centrocampo, Villa e Doglio in avanti. In panchina, squalificato Mister Cogni, abbiamo Gianluca Rauli che ha con sé Manna, Scurati, Delimuti, Merello, Perego, Brioschi e Barzelatto. La risposta dei nerazzurri monzesi prevede Marangi in porta, Cotugno, Giovanni Trombetta, Vittoriano e Vigliotti in difesa, Paterlini e Pozzoli davanti al pacchetto arretrato. In attacco c'è da sostituire lo sfortunato bomber Foti, in questo momento ricoverato in ospedale per un problema cardiaco, e quindi abbiamo Torricelli, Dolgetto e Paini a supporto dell'unica punta, Marco Trombetta. A disposizione del tecnico Chiavegatti, Mercadante, Fava, D'Ambrosio, De Fabritis, Segantin, Colombo e Necco. Dirige l'incontro Caldera di Como, coadiuvato dal Lecchese Brambilla e dal Trevigliese Fazio. Parte con il destro Doglio e colpo di testa di Granza, vicinissimo al vantaggio La Gratte. Pronti chiaramente il numero 7 e il numero 11 della Gratte a dare manforte ai propri compagni. Nel frattempo ancora la dominante, attenzione a Trombetta che fallisce, un rigore in movimento proprio contro la dominante, squalificato fino al 23 maggio, poi il 25 di aprile c'è ricaduto e dunque inibizione prolungata. Attenzione ancora a Facconti che ci mette una pezza su Paini, battuta verso Paini, pezzo di bravura di Paini, attenzione al destro con Facconti, ancora una conclusione della dominante. Primato che si mantiene nonostante l'1-1 di Bussero il 6 maggio. Complessivamente l'ultima parte recita 5 successi ed un pari. Attenzione ancora Paini con il destro e ancora Facconti. Fischio da parte del direttore di gara Marco Trombetta, palla che schizza, Paini era in posizione regolare, ancora dominante, pericolosissima. Proprio sul duplice fischio da parte del direttore di gara, a Gratte e la dominante vanno a riposo sullo 0-0 in questa finale playoff del gironelle di prima categoria. Deve chiedere rinforzo, arriva Torricelli, ci prova con il destro, pallone toccato da Zanettini che si complica clamorosamente la vita, ma sarà solo corner. Ancora il dialogo tra lui ed il proprio capitano che adesso sventaglia sulla sinistra. Granza a spazio, punta Cotugno, va Granza, prova la del Pierata, pallone fuori con anche deviazione. Necco, palla in area di rigore, Paini, attenzione, il destro di Paini, Facconti, Facconti ancora determinante su Paini. Arriva il segnale conclusivo da parte del direttore di gara. Non sono bastati 90 minuti, a Gratte dominante 0-0, si andrà ai supplementari. 3 contro 3 però. Granza. Numero e poi il destro. Alto sopra la traversa. Quarto minuto dei playoff di prima categoria, ancora Facconti al rilancio, Tavaglione ed ora palla in profondità per Villa che ci prova con il destro in gol, il pallonetto vincente di Villa ed il gol della Gratte, 13° del primo tempo supplementare. E c'è anche il fischio del direttore di gara, ultimi 15 minuti con la Gratte che li vivrà in vantaggio per 1-0. Gratte in vantaggio 1-0 per il gol di Villa realizzato al 13° del primo tempo supplementare, ma la dominante è subito in avanti, Marco Trombetta, il destro alto non di molto, sceglie la strada del dribbling, l'anticipo di Oliveira.
importante. E poi Villa lanciato, campo aperto per lui, area di rigore, e il gol di Villa che chiude ogni discorso. 14esimo del secondo tempo supplementare, il raddoppio dell'Agrate. Abbiamo modo di ripetere, si attende soltanto il triplice fischio e dunque Agrate vincente 2-0 dopo i supplementari, la doppietta di Villa, giallo-blu di Cogni che si qualificano dunque al terzo turno delle playoff di prima categoria, avversario sarà la COB 91. E i ragazzi non si può assolutamente dirgli niente, purtroppo gli errori ci stanno, abbiamo sbagliato davanti alla porta, non siamo stati lucidi in quel frangente, e sapevamo che dovevamo rischiare un po' di più, forse dovevamo rischiare un po' prima, però è vero che nel primo tempo io credo almeno 3-4 occasioni pulite le abbiamo avute, non siamo stati capaci di tramutarle in gol e il calcio poi ti regala queste sorprese. Io credo che ai punti avremmo meritato sicuramente qualcosa di più, però vabbè, ce ne torniamo a casa con un 2-0 che è forse troppo penalizzante, però ci sta, insomma. E malgrado tutto lì a mezz'ora alla fine eravamo in promozione, quindi poi vai a pensare cosa può accadere nella testa dei giocatori, e questo secondo me è uno dei pensieri più forti, forse caratterialmente noi abbiamo peccato un po' lì. Almeno quello ho portato bene a questa società, al mister, ai ragazzi, sono contento, insomma, sono felice di aver dato il mio contributo per portare la Grate, ormai penso, in promozione, e quindi niente, siamo qua. Paura della partita, poi dopo piano piano ci siamo sciolti, poi dopo insomma il mister ha trovato la genialata in difficoltà nel momento in cui abbiamo avuto bisogno, ha trovato la genialata di Villa dietro la punta, quello sicuro. Adesso andiamo a Cormano, a casa mia, quindi vediamo, poi dopo già il Papa che viene lì a Bresso, quindi siamo vicini, quindi già un evento straordinario, andiamo anche noi a portarci a casa la promozione sicura. È andata bene perché poi comunque abbiamo reagito, siamo venuti fuori, abbiamo iniziato a giocare anche un po' più palla al piede, quindi anche le qualità che ci sono con palla a terra sono venute fuori, insomma, siamo stati abbastanza bravi anche da quel punto di vista. Cormano sarà sicuramente una partita difficile, insomma. Abbiamo tanta voglia anche di riscatto comunque dal passato un po' scuro, insomma, due partite perse, due sconfitte di coppa che durano, che bruciano, insomma. È una cosa importante riuscire a venire fuori anche da lì, insomma. Marco, una maglia che non lascia dubbi. No, non lascia dubbi, giusto così. Abbiamo perso tanti punti quest'anno in campionato per un motivo o per l'altro, infortuni, sfortuna, colpa anche nostra, mancanze nostre, ma alla fine è giusto così. Sono partiti forti, non ce l'aspettavamo neanche forse. Poi però mi pare che nel secondo tempo, nei supplementari, ci siamo messi a posto anche dietro, non abbiamo rischiato quasi più nulla. 2-0, bello. Qual è stata la caratteristica, oltre la tecnica e la qualità, che vi ha fatto arrivare fino a qui? Ma ci abbiamo sempre creduto, da quando, anche quando eravamo terzi, all'ultima giornata ci abbiamo creduto e i playoff non abbiamo mai mollato, era giusto così. Insomma, mancato da Loiso, alla fine Villa Goleador. Sì, abbiamo fatto questo esperimento in allenamento, abbiamo portato avanti e ogni domenica andava sempre meglio e mi trovo molto bene in questo nuovo ruolo. Intanto anche una fascia di capitano che è stato chiaramente importante vestire proprio in queste partite delicate. Sì, alla fine 10 anni che sono qua, un po' casa mia, dovevamo salire.